Oggi abbiamo presentato un investimento in risorse umane molto molto rilevante del Comune di Ravenna con le recenti assunzioni. Il Corpo di Polizia Municipale ha superato le 200 unità con 30 nuovi agenti e funzionari della Polizia Municipale impegnati sul territorio del Comune di Ravenna. Abbiamo anche presentato la mole di attività svolta in questi primi 10 mesi dell'anno, tantissimi interventi a tutela della sicurezza urbana, della salute, contro l'abusivismo commerciale. Grazie a queste nuove assunzioni potremo potenziare l'attenzione alla sicurezza del nostro territorio, contrastare il degrado urbano in totale sinergia e sostenendo e adiuvando le forze dell'ordine, di polizia, competenza generale presenti nel nostro territorio. Il ruolo della Polizia Municipale è l'infrastruttura portante su cui puoi inserire le politiche di contrasto al crimine, è la tutela dell'ordine pubblico, l'attenzione alle zone più deboli, più fragili del territorio. In particolare abbiamo visto il lavoro molto positivo portato avanti nella zona della stazione, Giardini Speyer, zona Gulli, sulla quale siamo intervenuti con un presidio costante del territorio tutti i giorni di contrasto alla criminalità e ai comportamenti di disturbo della quiete pubblica, ma di socialità, di vita delle città. L'agente di Polizia Municipale è a servizio del cittadino sia per contrastare i fenomeni che vanno contrastati, ma anche per sostenere chi vuole comportarsi bene, chi vuol dare vita, socialità, chi ha bisogno di informazioni sul nostro territorio, con un'ottica appunto di sicurezza integrata. Fatti e non proclami.